Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Game Dev Tycoon. Io sono Becchino Nerd e oggi mandiamo subito in ferie il tipo e noi approfittiamo per ricercare qualcosa. Allora, vediamo un po', cosa cerchiamo? Beh, dopo poi vanno a ricercare tutti. Poi ti faccio il casual game. Anzi, poi ti faccio il casual game, vai. Cerchiamo subito il casual game. Casual, come diavolo si chiama? Dai, su, muoviti. Così quando torna il tipo, mettiamo in fabbrica un nuovo gioco. Allora, vediamo, quelli abbiamo in commercio, abbiamo messo un commercio, abbiamo un airplane simulator fatto l'anno 6, mese 4, circa un anno preciso fa ormai, quasi dal quarto mese, week 1, sì, perfetto. Quindi magari andiamo un altro po' indietro. Allora, vediamo un po'. Che facciamo? Nega Fantasy RPG, vai. Develop new game, il tipo è tornato, perfetto. Facciamo uno medio. Facciamo un fantasy oppure qualcos'altro. Anzi, proviamo il fantasy, andiamo su quello che già conosciamo. Poi dovremo farci anche il game engine, perché sennò qui non si va avanti. Allora, facciamo su gaming, vai. Lo chiamiamo. Allora, Pirla in croce, vai. Pirla in croce. Vai, non so perché l'ho chiamato così. Due di versione 1. Vabbè dai, dopo facciamo il game engine, perché adesso ci siamo punti ricerca. Poterlo fare. Forse a me se facevo quello. Allora, se è un RPG ci vuole la storia al massimo. Il gameplay possiamo ridurlo. E questo possiamo ridurre leggermente. Se facciamo un engine medio, un buon gameplay e una super storia. Ah, non è mal di gola. Ok, esce un nuovo sistema, via. Non mi interessa troppo. Mamma mia, quante storie. Così, basta mi dici che esce. Ci vuole fare tante serate sopra. Dai, su. Lavorate. Dialoghi servono molto. Possiamo ridurre un pochettino così il livello design. E un po' di intelligenza artificiale. Ok, abbiamo subito il marketing. Facciamo magazine and demos. Vai, usiamo un po' di hype. Tra due mesi di test sarà ritirato dal mercato. Ok, procediamo oltre. Comunque questi assomigliano a uno dei primi computer con cui ho mai giocato. Allora, world design, vabbè, grafica la mettiamo alta, il suono lo mettiamo così, vai. Ok, dai, vediamo un po' cosa salta fuori. Dai, su, grattatevi poco e cominciate, datevi da fare. Finish. Risolviamo gli 8 bug che ci abbiamo. Ok, subito finiamo. Allora, qui non abbiamo nessun aumento di livello, eh. Figueroa, mamma mia che nome. Allora, no. Nah. Test non più supportato, abbiamo due giochi per un valore di 441.000. Ok. Ricerca, se ne chiede 50, mamma mia. Camin, vai, andiamo. Quanto ci dai? Almeno un 6. Beh, almeno un 6 ce l'abbiamo. Un 6, bene. Oh, un altro 6. Abbiamo un gioco da 6, dai. Se questo qui ci sta un 6. Perfetto. Gioco da 6, tondo. Allora, facciamo subito qualche
contract work, vediamo un po' di accumulare un pochettino di punti ricerca che ci servono. Dai, su, dovete farmelo. Ok, magari 96. Il gioco è al rango 46, ho 22 al mio account, perfetto. Nella portata a termine dobbiamo arrivare a 50 punti di ricerca. Vediamo un po'. 3 week, 4 week, allora tentiamolo, vai. Dai! Tentiamolo, speriamo che ci riesca a farlo. Dai, 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 sì, vabbè. Ci si fa, ci si fa. Ma devo arrivare a 50 però, eh? No, non ci si fa a fare quell'altro. 21 e 8, dai, proviamo. Almeno mi scende in fretta questo. No, questo non ce la faccio. No, 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 non ce la faccio, la faccio, la faccio. No, 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 sì, 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 dai, 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 dai. No, non ce l'ho fatta. Non ci credo. Era qui il pallino quando è scaduto il tempo, maledizione. Sono a 36, ma non ne ho altri immagino. No, finiti. Ah, fanculo. Facciamo subito un altro gioco, vai. Vediamo un po' cosa ci dà. Questo non abbiamo neanche licenza, non ho attenzione anche di prenderla. Nemmeno questo, nemmeno questo. Niente da fare. Ok, allora. Facciamo subito un altro giochino dei nostri. Cosa mai facciamo piccino stavolta? Facciamo music casual, vai. PC, no, gaming, no, facciamo per gaming di questo. Va bene. Allora che possiamo fare? No, cose cose lo chiamo batteria, vai. No, questo, simulatore di batteria, dai. Grafico 2D, perché posso fare altro. Dopo facciamo, ci facciamo un bel custom engine nostro cazzuto e cominciamo a fare i giochi un po' più cazzuti dal punto di vista grafico, dai. Mi ha dato finale 726.000, ma mi sa che l'ho pagato un po' di più. No, 500.000. 172.000 di utile, dai. Non siamo andati in perdita. Dialoghi non servono. Da un buon livello design e un'intelligenza artificiale un po' più bassa. Qui si suona la batteria, non serve tanta intelligenza artificiale. Dai. Lo scegliamo. 10, ma tanto facciamo poco di tecnologia e design. Sono abituato a un'altra partita in cui gioco io un po' a livello mio, così, tanto per divertirmi. Facciamo un altissimo suono, quando è un gioco di musica, quindi possiamo ridurre la grafica e tenere il suono al massimo. Vai, basic swan, sound, quindi mi sa che non è molto a modo. Qui. Qua ci tengo. No. Ok, eccoci qua, solo il fratello che rompeva le scatole. Solo il fratello che rompeva le scatole, sì. Allora, andiamo, andiamo, dai, dai. Basta. Quello a quanto pare nel gioco prima hanno trovato qualche bug. Era quello che era venuto prima come messaggio. Oh, abbiamo un nuovo record nel design. Siamo anche passati di livello anche noi altri, bene. A livello 5 ci sbloccheremo le cose particolari per il training. Il training non possiamo vedere, abbiamo solo questo per il momento. Allora, sblocchiamo delle cose particolari quando arriveremo a livello 5. Qui cerchiamo il custom engine, quello serve sempre, e facciamo fare una bella ricerca a lui e miglioriamo il design che servirà poi in futuro per potergli dare la specializzazione. Vediamo un po' quanto ci dà. Uè, vi sono un po' troppi 10 i miei gusti. Uè, 10, buono, questo sì che ci diamo dentro. Un altro 10, bene, bene. Un bel 9. Un 9, dai. Abbiamo un 9 e mezzo come voto. Speriamo che mi venda anche tanto.
Vale, abbiamo già superato il 100.000 primo colpo, 845.000, siamo già sicuramente in positivo, in positivo 700.000, cioè quasi, abbiamo guadagnato quasi 10 volte solo nella prima settimana. Batteria, insomma, ha fatto il colpaccio, vai. A fondo il tema popolare era un nuovo tipo, quindi abbiamo fatto colpaccio. Ah, mi sento questo peggio, va bene. Vabbè, comunque la fai ridere più di una croce, continua a rompere le scatole. Mi disapprovano, non riesco a capire bene il perché. Ricerca disponibile, gamepad, stream, ma un po' quanti, boia del mondo. Ok, quando è finito tireremo fuori batteria, mezzo a causa del storm, professionista in industria, la batteria, adesso un gioco raro, nuova qualità, e sarà qualità, oh vai, il mio gioco sarà, questo gioco qui sarà lo standard di qualità per quelli in futuro, per i nuovi giochi in futuro. Ha fatto la storia. Dai, su. Game Game. Ah, e mi hanno invitato a Game, la G3. Perfetto. Quindi, al mese 5, la prima settimana, al M5, mese 5, week 1 di ogni anno, avremo il messaggino del G3. Quindi se io faccio partire tipo giochi medi, al terzo mese, la seconda settimana del terzo mese, becco pure la G3. E beccando la G3 mi dà un casino di hype. Quindi ogni volta tendo a fare ogni gioco partendo il mese 3. Allora, andiamo un po' a ricerca, quanti abbiamo? Abbiamo 11 punti. Quasi quasi, mettiamo... Allora, mettiamo... 11 punti, come possiamo fare quella 10? Possiamo fare il gamepad, quasi quasi. Così poi facciamoci un bel nostro gamepad, sa, quello dei joystick praticamente, quello della PlayStation, una roba simile. Ok, allora, è stato normalizzato al momento, bene. Ad ogni caso abbiamo avuto il colpaccio, siamo al rango 2. Aumenta e cala, aumenta e cala, aumenta e cala. Siamo comunque sempre al livello 2, eh. Non siamo il gioco più venduto, ma quasi. 2 milioni, solo questo, boia. Mi ha dato 2.400.000 quando ho pagato 142.000. È stato un gioco piccolo, abbiamo visto che facevo meglio. Allora, creiamo il custom engine, ci mettiamo dentro tutto, che non è molto per il momento, e lo chiamiamo custom engine numero 1, così almeno so, insomma, di girarmici meglio con custom engine. Se ne sono nomi troppo strani poi magari mi confondo. Ok, siamo quasi fatto. E direi che per questo episodio dove abbiamo fatto il colpaccio, abbiamo fatto la storia del mondo dei videogiochi e tutto. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!